Vuoi giocare con me? Ok. Chissà quanta febbre ho. Ho un mal di testa. Vuoi giocare? Sì. Ragazzi, Vanessa è ancora molto malata. Avete sentito come tossisce? Adesso andiamo a vedere come sta. Amore, ti sento molto malata. Continui sì, a tossire. Ho tanto mal di testa. Hai ancora tanto mal di testa? Fammi sentire. Mamma mia, sei anche tanto calda. Senti, mi sa che devo chiamare la dottoressa. Vediamo se riesce a venire per visitarti. Va bene. Chi sono loro? I tuoi amici? Sì. Ma che lui carini. Si chiama Alex. Uh-huh. E lei Francesca. Wow, ma sono fratelli? Sì. Si somigliano molto. Chiamiamo allora la dottoressa, eh? Proviamo a chiamarla. Chi è che adesso mi chiama? Pronto? Pronto? Dottoressa? Dottoressa, buongiorno, sono la mamma di Vanessa. Senta, ho bisogno di chiederle una gentilezza. Non è che per caso potrebbe venire a casa nostra, perché ho Vanessa molto malata? Certo, arrivo subito. Oh, la ringrazio tanto, ci vediamo presto allora. Vane, arriva la dottoressa, eh? Oh, hai visto? Sta arrivando la dottoressa. Sì, ho sentito. Oh, è arrivata. Di già, va bene. Oh, dottoressa, buongiorno. La ringrazio tanto per essere arrivata. Lì c'è Vanessa, che non sta bene. È un po' preoccupata e un po' spaventata, eh? Mi raccomando, dottoressa Anastasia, la tratti bene. Sì, non ti preoccupi, ci penso io a tua figlia. Com'è il cuore di Vanessa? Male. Oh, davvero? Sì. Sente qualcosa che non funziona bene? Sì. Ecco perché sei sempre così carogna tu. Perché non hai un cuore. Lo sapevo, lo sapevo. Adesso, dottoressa, cosa facciamo? Dobbiamo fare questo. Dobbiamo misurare la pressione a Vanessa. Ha ragione. Che colore esce? Cosa è uscito? Rosso? Sì. Anche la pressione che non va bene, quindi, giusto? Sì. Niente, Vanessa, ti ricoveriamo in ospedale, eh? Sei pronta a stare una settimana in ospedale? Le orecchie adesso. Controlliamo le orecchie, che non ci sia del catarro nelle orecchie. Lì dentro c'è buchino. Ok, qui non c'è niente. Non c'è niente, vediamo. Ah, quindi nelle orecchie è tutto ok? Sì. Vuole una mano, dottoressa? Sì, grazie. Prego. E qui semmai non c'è niente. Allora, adesso facciamo questa, la pastiglia. Gli diamo una pastiglia? Sì. Per fargli tornare il cuore? Sì, aspetta. Per metterglielo a posto? Ha finito la pastiglia, dottoressa? Sì, le ha date? Ci sono tanti bimbi malati in questi giorni? Le vi faremo mangiare sempre la mela, la banana e anche la pera. Brava, dottoressa, lo sa che lei è una bravissima dottoressa. E lei, dottoressa, la mangia la mela, la banana e la pera? Non mi ricordo alcune volte. Quindi lei perde la memoria, dottoressa? Dovrebbe andare da un dottore pure lei, immagino, giusto? Che le deve dare qualcosa per la memoria. Mangia. Ah, c'è la bottina. Grazie. Mangia. Buona. Quando ti sta tornando il cuore avvisami, eh? Chiamami. Eh sì, un po' di pulizia agli occhietti non fa mai male. Brava, massaggino all'occhietto. Il cuore sta tornando. Vediamo adesso se è ritornato, poi continuiamo con altre cose. Ok, proviamo a vedere se dopo la pastiglia il cuore di Vanessa ricomincia a battere d'amore.
nonna ha il cuore. Benissimo. Abbiamo di nuovo un cuore, signorina Vanessa. Me lo dimostri in questi giorni, eh? Adesso si giri. Dai. I polmoni funzionano. Molto bene, molto bene. Respira, insomma. Adesso facciamo i brillantini sulla testa. I brillantini? Ah, ma questo è un trattamento speciale allora. Anche lei, sì, dottoressa, deve andare a ballare quando finisce il turno? Sì. Ah, sì? No, devo andare da altri bambini, altre persone. Ah, deve andare da altri bambini. Ce ne sono tanti malati di bambini in questi... Sì, sono già andata a fare gli atti e poi ho detto, ma quanti bambini che devo fare? Mamma mia. E com'è, molto stancante questo lavoro in questo periodo? Sì, poi le volontarie ci sono di nuovo tantissimi bambini. Mamma mia, ma quindi lei non esce mai a divertirsi con le amiche? Sì, alcune volte, oggi ci vado, non finito, mi faccio una doccia e vado. E dove va di bello, dottoressa? Il gym, non vedere niente. Con te, con le mie amiche. Oh. O mi faccio il bagnetto, non lo so. Io le consiglio di farsi il bagnetto, eh? Sì, infatti. Vero? Allora oggi lo faccio. Brava. Tira con la lingua. Io con la lingua. Andiamo dentro la gola, aspetta. Guardiamo bene perché secondo me Da come strilla questa bambina la sua gola funziona molto bene. Allora vediamo. Adesso ce la fa. Sì, diciamo che la paziente potrebbe sollevarsi un attimino e andare incontro alla dottoressa, perché tra poco, cara la mia paziente, arriva la punturina. Lo sa? Sì, è vero. Vero, dottoressa? Oh, vede che così la dottoressa riesce a lavorare meglio? Sì. Ok. Tutto bene la gola? Sì, un pochino male. Un po' arrossata? Mi scusi dottoressa, ma per togliere il rossore dalla gola che cosa bisogna fare? C'è uno sciroppo magari da dare a questa bambina? Sì, due di sciroppi perché servono anche gli atti. Ma sono buoni di gusto. Perché... Sì, poi li vado a ricompiare. Ah, quando li finisce? Uno è alla camomilla e uno è alla fragola. Mamma mia, quello alla camomilla sicuramente funzionerà. La fa addormentare, dottoressa? La fa addormentare? Sì? Sì. Benissimo, gli dia tutto il barattolo, sì, allora. Questo qui è quello alla camilla. Quello alla camilla lo fa addormentare. Amore, e te lo fa addormentare. Io amo la tua dottoressa. Alla camilla, chiudi gli occhi. Ha funzionato. Ha funzionato. Gliene di ancora 10 cucchiaini, per favore, che così vengo con lei a fare il bagnetto e vedere i miei contro te. Dai. E tu stai a casa a far pace col cuore. Quante bimbe hai ancora che stanno male? No, solo una, grazie a Dio. Okay, sì, ma sì. Non è anche un'altra bimba? Sì, ho un'altra bimba, ma sta benissimo. Sì, io guardo sempre i vostri video. Davvero? Sì. È andata dai nonni? È andata dai suoi nonni, sì. E senta, dottoressa, ma se non ho capito male, anche lei si chiama Anastasia. Sì, perché la mia mamma me l'hanno detto. Io ho voluto questo nome. Gliel'ha chiesto lei? Sì. Cosa ride lei? Cosa sta ridendo? Perché sta ridendo? Niente. Non è che questo sciroppo ha delle erbe strane, perché la vedo ridere un po' senza senso. Sì, peccato, a volte me l'ha fatto tu per terra, c'è un po' di erba. Cosa le sta dando adesso, dottoressa? Lo sciroppo la... Alla fragola, se non ricordo. No, all'arancia, ho detto. Ah, abbiamo cambiato? Sì, perché quello era caduto quello. Ah, pure quello era caduto. Va bene. Tutto a
Senta, ma come mai porta quegli occhiali, dottoressa? Li usa solo quando lavora perché magari non ci vede molto bene o li usa sempre tutti i giorni anche quando va in discoteca? Li uso gli occhiali perché ho comprato gli occhiali perché mi servono per andare a male, gli occhiali mi servono. Quindi quando finisce da noi ha tre scelte. O va al cinema, o fa il bagnetto, o va al mare, perché se ha sugli occhiali vuole andare al mare. Lei vorrebbe tanto andare al mare, vero dottoressa? Sì. Si sta facendo... Adesso era bella la puntura. Ah, ma l'ha provata lei prima la puntura, se l'è appena fatta? Si è fatta una puntura lei adesso? Testa il prodotto. Vieni, mi tira sulla manica. Ora non ride più, secondo me. Dopo non la può fare anche di là. Tutti e due. Ecco fatto. Wow. Adesso... E dentro questa siringa che cosa devo c'è? Devo scegliere il cerotto? Sì, sceglielo. Tra questi due? Ce ne sono due. Dopo lo scegli un altro per l'altra pintura. Questo? Li ha già dati agli altri bimbi? Ok, sì, date anche gli altri bimbi. Brava, dottoressa. Sì. Allora. Ok, cerottino per la prima puntura. Come sta contando? Ecco qua. Seconda puntura. Vai. Andiamo, dottoressa, scambiamoci di posto. Lei venga di qua, che io mi sposto di qua. Dopo mi rivengo. Poi rivene lì, sì, sì. Vicino ai suoi attrezzi del mestiere. L'altra volta ero venuta a mettergli un altro cerotto a fare una pittura. Sì, mi ricordo di lei, infatti. Però quando era giovane. Ti prendo questo qui, va bene? E me lo volevo, vabbè sì, va bene. Non è un bimbo a finire questo, signora. Ha ragione la dottoressa. La dottoressa ha sempre ragione, Vanessa, eh? Ricordatelo. Speriamo che il cuore che inizi a funzionare sia un cuore buono e intelligente. Brava dottoressa, bravissima. C'è ancora qualcosa che possiamo fare per Vanessa? Sì. Intanto secondo me deve cominciare a scrivere il suo nome e il suo cognome. Aspetti che ritorno al mio posto. Eccomi qua. Adesso prendo un po' la valla. Ah, le sì. Attenta di cerotto. Puzza un po', vero dottoressa? Ah sì. Sì, perché è malata e non si lava. Mi sono lavata ieri. Fare oggi, devi fare bagnetto anche te. Brava. Oggi, se volete, potete venire a casa mia a mangiare a domino giorno. Grazie. Così lei può fare un bagnetto. Oddio, dottoressa, ma lei ci dà anche la disponibilità di usufruire di casa sua. Quando ho finito di lavorare, arrivo. E mi chiama? Sì. E mi dice che è arrivata a casa? Sì, possiamo farlo insieme. Così ma... c'è anche Anastasia. Ah, porto anche l'altra bimba allora, anche Anastasia? Sì. Ho capito. Perché dai nonni. Ah, un po' di aria. Un po' di aria. Bene, dottoressa, ma sa che il suo servizio è impeccabile. A parte quando le cadono le cose per terra e poi le raccoglie con l'erba, però è impeccabile. Adesso non amo prendere questo, togliere il dente. Adesso togliamo i denti. Ah, ma lei fa anche da dentista? Sì. Ah, ma lei veramente è un servizio completo. Ma vuole guardare giusto un attimino i denti e poi basta per vedere se bisogna chiamare il dentista, giusto? Sì. Devo solo togliere un dente che gli dondola. Ah, va bene. Glielo tolga, glielo tolga. Ah no, io non sono un dentista, una collega che è lei, che si chiama Vanessa, ma che adesso non c'è. Ok, e quindi ha chiesto a lei di guardare il dente a Vanessa? Sì. Oh, ok. Ma abbiamo tutti gli stessi nomi. Allora. Ma guarda un po'. Allora. Vediamo un po' cosa succede adesso con questa pinza. No, è meglio che secondo me il lavoro del dentista lo lasciamo alla sua collega, va bene? Sì. Che dice? Sì. Ok, il servizio è finito quindi, dottoressa? Sì. Ci deve lasciare qualche pastiglia da prendere magari stasera, domani mattina? Ma voi dormite da noi. Come? Voi dormite da me. Ah.
Dica, dottoressa. Io dormo da voi oggi. Ah, è lei che rimane a dormire da me, quindi? Guardi che sì. Qui, dottoressa, è che Vanessa è un po' dispettosa. No. Quindi lei rimane poi a dormire da me? Sì. Ah. Ah, no, ma... la mia collega... Ho due colleghe... No, non ho due colleghe. Ho una collega che è dentista, anch'io sono una collega dentista. Ok. E anche l'altra collega è una dottoressa. Ok. Allora, cosa scrive come qua? Ti chiami? Vanessa. Ok. Ecco fatto. Adesso il tampone nel naso. Caspita! Che servizio completo! Me lo fa lei il tampone, dottoressa? Sì. Abbiamo qualcosa qua dentro per poter tamponare Vanessa? Allora, prima ci serve questo. Sì. Cazzami. Pronta? Tira sul naso. Ecco fatto. Mettiamolo qui dentro. E poi aspettiamo l'esito. Vero? Sì. Adesso vediamo se sei positiva o negativa, non lo so ancora. Speriamo negativa, dottoressa, perché qua nessuno ha la mascherina. Sì, vediamo. Nemmeno lei. Allora, mettiamolo qui. Ecco, fatto e vediamo. Dove è il cappio? Vediamo dove va a finire. La riga, cioè della riga rossa, che deve andare qui. Invece la riga bianca va qui. Ok. Com'è? Aspettiamo dei minuti. Dobbiamo aspettare dei minuti, ok. È negativa. Sì. Meno male, mi ha fatto prendere uno spavento, dottoressa. Molto bene, meno male Vanessa, che sei negativa. Brava, brava. Infatti c'è la linea, guarda. Ah, bene, bene. Ok. Molto bene. Adesso possiamo andare. Deve ritirare tutto, dottoressa, perché altrimenti poi mi tocca portarli io a casa sua. Ma quindi... A casa mia, a casa vostra. Quindi perché mi faccia capire che non ho ben capito. Ma stasera è lei che viene qua o sono io che devo venire a casa sua a fare il bagnetto? È lei che... sono io che vengo qua. Ah. E sono già a casa vostra. Ok, allora dopo il lavoro l'aspetto, vuole che le preparo anche la cena? Sì. Cosa vorrebbe mangiare, dottoressa? Beh, possiamo mangiare che cosa? Beh, un panino, possiamo mangiare una brioche almeno. Oh, che cena prelibata, una che brioche. Ce l'hai delle brioche? Sì, le ho le brioche. Anche le crostatine. Sì, le ho le crostatine. Mi scusi, ma lei non aveva detto a Vanessa che doveva mangiare la mela, la pera? Sì, lei mangerà. Ah, lei mangerà la mela e la pera, lei si mangerà una bella adesso... crostatina. Come la vuole la crostatina, dottoressa? La Nutella o la marmellata? Dottoressa, lei è un po' distratta, eh? Un po' maldestra. Adesso devo andare, dopo vengo, ciao. Va da altri bambini? Sì. Dottoressa, grazie di tutto, eh? È proprio di fretta, eh? La ringrazio, dottoressa, le apri tu la porta? Grazie, dottoressa, grazie per essere venuta. A domani. Ciao. Vada piano che è buio, Sì. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Oh Vane, meno male che è arrivata la dottoressa, ma hai visto com'è gentile, quante cose che sa e quante medicine che ti ha somministrato, ti ha fatto pure il tampone, ma chi l'avrebbe mai detto? Poi è stata tempestiva proprio, l'ho chiamata ed è arrivata. E stasera viene anche a dormire sì. A casa nostra, vuole fare il bagnetto con noi, ma quanto è carina questa dottoressa! Guarda, è una dottoressa che io non cambierò mai più. È solo un po' maldestra, le cadono tutte le cose per terra, sì, vero? Aveva il coso qui che ho scritto il suo nome ed è caduto giù. Anche sempre. Le medicine, lo sciroppo caduto per terra e raccolto insieme all'erba, tutta un po' strana questa dottoressa. Comunque, devo dire che mi sono trovata benissimo. Ma nel frattempo è arrivata Anastasia che era dai nonni. Vieni amore, ma lo sai amore. Cosa? Vieni amore, ma lo sai che Vanessa prima stava tanto tanto male ed è arrivata una dottoressa che si chiama come te ed è stata gentilissima, ha dato lo sciroppo alla Vane, gli ha controllato il cuore più di una volta, gli ha fatto la puntura, guardate, gli ha fatto la puntura, gli ha messo pure un cerottino, guarda, guarda, guarda che carina, guarda che, qui, che bello il cerotto, anche di là forse? Sì,
Ah sì, forse anche di là. Ha detto che stasera viene a fare la nanna da noi e vuole mangiare la brioche e fare il bagnetto. Oh, che c'è, che possiamo fare? Guarda che bello! Vediamo la nanna ancora. Io. Perché? Perché che bello! Vero? Oggi possiamo fare anche il pigiama party con lei. E possiamo fare un video pure. Ma sì, ma perché no? Possiamo fare anche un video sul letto con lei. Ma certo, ottima idea. Il pigiama party con la dottoressa. Così se dovessimo sentirci male perché mangiamo. Le mie amiche me l'hanno detto. Ah sì? Che fanno il pigiama party con la loro dottoressa? Sì. Ah però, noi non l'avevamo ancora fatto. Allora niente, bisogna farlo. Così stavo dicendo, se dovessimo mangiare troppi popcorn e ci sentiamo male, c'è lei che ci cura, vero Vane? Sì, sì. Ma dormire anche qualche giorni da noi, così quando non siamo male ci può curare. Ma certo, perché no? Va bene amici, allora il video direi che finisce qui. Quindi amici, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao. 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 Ciao.